Siamo alle porte della nuova giornata di Serie A che comincerà questo pomeriggio alle 18. Vi chiedo innanzitutto di lasciare un bel pollice in su per supportare questa serie e buona visione col video. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale con un nuovo video. Quest'oggi cominciamo la scaletta tra virgolette dei video giornalieri con il video del fantacalcio, perché più tardi uscirà anche un episodio della carriera giocatore con K di 90 al Boca Junior. Quindi seguite bene questo video e poi non perdetevi il nuovo episodio della carriera giocatore. Parliamo adesso del nostro fantacalcio e della giornata appena conclusa, dato che oggi ne ricomincia un'altra, ma c'è il turno infrasettimanale, quindi una giornata è conclusa e una ne sta per cominciare. Io il fantacalcio lo gioco insieme a voi e sapete che se volete giocare insieme a me, insieme a tutti noi, dovete andare su webfantacalcio.it e cercare la lega che si chiama Kun Friends. Siamo in 3353 e dobbiamo arrivare a quota 5000 iscritti entro fine campionato, quindi taggate i vostri amici qui sotto, condividete il video taggando i vostri amici che giocano al fantacalcio, perché magari hanno voglia di farne uno nuovo, hanno voglia di partecipare a questo fantacalcio. Vi ricordo che tutti coloro che non sono ancora iscritti e vorranno iscriversi adesso che siamo all'11ª giornata di campionato riceveranno, diciamo, un bonus tra virgolette più che altro per ogni giornata che non hanno giocato, quindi 10 giornate, 60 punti a giornata. Entreranno quindi a far parte della lega del nostro fantacalcio con 600 punti. Non so chi se lo ricordava, ma il mercato, il calciomercato di questo fantacalcio rimane aperto per 5 giornate e chiuso poi per altre 5. Quindi, dato che siamo all'11ª giornata, a fine della scorsa giornata di campionato, che era la 10ª, è riaperto il calciomercato e io ho fatto un paio di trattative. Per vedere tutte le vostre trattative andate su Gestione Rosa, è una cosa importante, e andate in basso nella vostra formazione e cliccate su storico operazioni della mia squadra. Da qui in su vedete tutte le operazioni di mercato che ho fatto. Allora, ho venduto Gilardino, Gabbiadini, Alvarez, Rodriguez, Gulam, Padoin, Badeli, Alisson, Tonelli, Florenzi e penso basta. Ho venuto Alessandrino Florenzi perché purtroppo si è infortunato, ha subito anche il mio stesso infortunio. Io gli auguro una pronta guarigione perché è un giocatore che io adoro, un giocatore che dà l'anima in campo, e di giocatori del genere in giro ce ne sono davvero pochi. Quindi hashtag buona guarigione Florenzi e speriamo guarisca al più presto. Quindi questi sono tutti i giocatori che ho ceduto, ho comprato. Allora, Verdi del Bologna, 17 fantamilioni. Ho comprato Barreca del Torino a 5 milioni. Poi ho comprato Donnarumma. Ho preso Donnarumma perché volevo un portiere titolare insieme a Buffon per alternarli. Quindi Buffon adesso giocherà il posto con Donnarumma. Ad esempio, in questa giornata Buffon gioca contro il Napoli, mentre Donnarumma giocherà in casa contro il Pescara. Quindi dovrò decidere chi far giocare tra i due. Poi ho preso Adhyampong, un difensore centrocampista del Sassuolo, che ha giocato pochissime volte quest'anno, però l'ho presa uno tanto per fare numero. Ho comprato Iago Falk. Non potevo non prendere Iago Falk, che non decido tra Iago Falche e Liai, ma alla fine ho puntato tutto su Iago Falche. Ho preso Calabria in difesa, ho comprato anche Mianchi dell'Inter, Locatelli del Milan, Kalinic della Fiorentina ovviamente, poi Edin Dzeko per 36 fantamilioni acquistato. Quindi adesso ho un attacco davvero pazzesco con tutti i giocatori che giocano, tutti i giocatori che segnano, un buon centrocampo, una buona difesa, perché alla fine in difesa uso sempre quasi gli stessi. E in porta avrò anche un ballottaggio tra Buffon e Donnarumma, quindi tra il portiere del Milan e il portiere della Juve. Adesso, prima di andare a vedere la mia formazione, parliamo della giornata che sta per cominciare, che comincerà alle 18. Allora, si comincia con Bologna-Fiorentina, gara apertissima. La Fiorentina segna ma subisce gol, quindi occhio anche al Bologna. Io ovviamente deciderò poi se puntare su Kalinic. Juve-Napoli, non c'è nient'altro a dire, gara spero spettacolare. Ci aspettiamo una gara davvero con tanti gol. Atalanta-Genoa, gara che secondo me potrebbe finire anche in pareggio. Crotone-Chievo, idem con patate. Empoli-Roma, penso che la Roma andrà a vincere ad Empoli. Lazio-Sassuolo, un'altra gara molto interessante. Il Sassuolo che gioca bene, la Lazio che ha cominciato a giocare alla grande con Bomber, Ciro Immobile, che io non ho comprato. Milan-Pescara, io penso di affidare la mia porta a Donnarumma, quindi mi auguro che il Milan non prenda gol. Sampdoria-Inter è la gara dell'ex, la gara di Cardi, quindi
speriamo segni, ovviamente nulla contro i tifosi della Samp, ma ho Icardi al fantacalcio. Udinese-Torino che si giocherà lunedì insieme a Cagliari-Palermo, sono queste due partite del lunedì, del posticipo del lunedì. L'Udinese viene da due vittorie consecutive, il Torino è a 15 punti in classifica e in caso di vittoria andrebbe davvero vicino alla zona Europa. Quindi Iago Falche, Belotti sono giocatori che potrebbero fare bene in questa gara, anche se sono in trasferta. Diciamo che la maggior parte degli attaccanti ce l'ho tutti in trasferta. Dulcis in fundo, Cagliari-Palermo, ancora il mio Palermo che gioca per ultima nella giornata, infatti siamo anche per ultimi in classifica, ma non ne voglio parlare in questo momento. Io userò Alesami titolare, perché Alesami con De Zerbi, adesso che ha cambiato modulo, gioca addirittura da esterno alto d'attacco, quindi è un difensore per me invece di giocare in avanti. Gara apertissima, due difese con la Brodo, quindi puntate magari sugli attaccanti di Cagliari e Palermo, che alla fine potrebbe anche finire 0-0. Quindi questi sono i miei mini consigli. Ovviamente non vi dico di mettere in campo qualcuno o qualcun altro, ma pensateci voi con la vostra testa. Comunque questi sono i miei pronostici, diciamo così, per questa giornata di campionato. Allora raga, questa è la mia formazione che andrò a usare per questa giornata. Ancora avrò a disposizione un paio di ore, vi ricordo che dovete inviare la formazione entro le 17.45 di quest'oggi, ovviamente. Allora, gioco con Donnarumma in porta, ho preferito Donnarumma a Buffon, anche se vedo anche Napoli-Juve come partita bloccata, anche se mi auguro tanti gol per lo spettacolo. In difesa all'esame Bonucci, Barreca con Alexandro e Bruno Persch in panchina. Centrocampo a 4 con Iago Falche, Bernardeschi, Banega, Nainggolan. Ho tenuto in panchina Hamsik proprio perché penso che Juve-Napoli potrebbe essere una gara bloccata, anche se Hamsik ha sempre fatto bene contro la Juve. E con Locatelli in panchina, sono molto decisivo perché in panchina ho anche Quaison che gioca da attaccante, però per quanto segna il Palermo quest'anno posso anche evitare di metterlo. Tridente offensivo con Icardi, Dzeko, Belotti e in panchina Paoletta e Kalinic. Ho scelto questi tre perché Icardi gioca contro un ex. La Roma andrà ad Empoli, penso che andrà a vincere con tranquillità, anche se la Roma di solito quelle partite l'anno scorso le sbagliava. E invece di Paoletta e Kalinic io ho scelto Belotti. Non vi consiglio di fare quello che faccio io perché a volte sbaglio anch'io, ve lo ripeto. Perché il Gallo gioca contro la difesa dell'Udinese, che non è che sia granché, ha segnato anche il Palermo, quindi pensate un po'. E io sono palermitano, quindi autocritica al massimo. E ho scelto lui proprio per questo motivo, perché penso che potrebbe buttarla dentro. Poi Paoletta e Kalinic che sono da sostituti, ma ovviamente la mia formazione potrò cambiarla entro le 17.45. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, ovviamente datemi dei consigli, perché ho bisogno anch'io dei vostri consigli. Allora andiamo a vedere la classifica generale. Rubin Kebab è ancora primo, poi Real Madrid, Simo 17-32 1 terzo, Leo FC a Cipicchia, Ascemi, 22 Magic Team che non c'era mai stato nella classifica dei primi 10, Riccardino FC, Fabio 96 non c'era mai stato neanche lui e mai una gioia. Questi sono i primi 10 classificati. Ovviamente faccio i miei complimenti a tutti, soprattutto i primi 3 che sono sempre lì, sono più o meno sempre gli stessi. Rubin Kebab in questa giornata ha totalizzato 82 punti. Dzeko, Belotti in attacco, Eva Icardi in panchina che gli ha fatto doppietta e non l'ha fatto giocare, Eva Higuain al suo posto, poi ha fatto assist Hamsik, gol e assist Pjanic. Che cazzo di giornata pazzesca che ha fatto il buon Rubin Kebab. Il secondo è Real Madrid, ma vi dirò di più, c'è un utente, un mio iscritto, che ha superato quota 100 punti. Gli ateniesi Gianni Sco fa 100.5 di valutazione. Andanovic 5, Cannavaro 9.5, Miranda 6.5, Chiellini 13, non gli giocano Perisic secondo Kvyat, poi Banega e Bonaventura, non gli gioca Dybala, non gli gioca destro. In panchina ha questa roba, Nainggolan gol, doppietta di Dzeko, gol di Belotti. Quindi capite che è stato anche molto fortunato, però davvero vi faccio i miei complimenti perché se non sbaglio è stato uno dei primi da quando è cominciato il fantacalcio ad aver superato quota 100, 100.5 per lui. Nella scorsa giornata aveva totalizzato 67. Andiamo a vedere cosa ha fatto il Warriors Kun, la mia squadra, che si trova al 230° posto. Non sono sceso, anzi mi sono portato 8 posizioni più in alto grazie al punteggio di questa giornata. Ero 238°, adesso sono 230° e ho totalizzato, subito che ve lo dico, 80, che è un ottimo punteggio. Neto in porta, Alesami 5, Bonucci 6, 6 anche Alexandro, 6.5 Banega, 10 Nainggolan, 7 Hamsik, non mi ha giocato Quaison, cioè ha giocato ma non ha preso il voto, 5.5 Bernardeschi, 9.5 Belotti, Icardi 13.5 e al posto di Quaison
mi è entrato Alvarez che ha preso 5 e mezzo. Avevo Pavoletto in panchina che purtroppo non l'ho fatto giocare, quindi errore mio. Mi dispiace davvero tanto per tutti coloro che hanno ascoltato il mio consiglio, quindi 80 di valutazione per me. Comunque raga, faccio complimenti a tutti i partecipanti, siamo in 3353, siete davvero tutti molto attivi, sono davvero molto contento. Tra un paio di settimane vi svelerò quale sarà il premio per il primo classificato, quindi vi chiedo, vi invito ad invitare tutti i vostri amici. Provate a raggiungere i 500 like, non è difficile, potete farlo, è gratis, basta cliccare qui sotto. Lasciami un commento con i vostri consigli per la mia formazione, fatemi sapere tramite un commento in che posizione in classifica vi trovate. Non dimenticatevi di iscrivervi alla Lega, di condividere il video e di farlo sapere ai vostri amici che possono giocare insieme a me, insieme a noi al Fantacalcio, quindi condividete e taggateli. Tutti i miei social li trovate qui sotto in descrizione, vi chiedo di seguirmi su Instagram e Twitter perché è davvero molto importante per me. Adesso è tutto, non dimenticatevi di condividere il video e di iscrivervi al canale, vi mando un abbraccio enorme, noi ci vediamo più tardi con la carriera giocatore. Naturalmente buon fantacalcio a tutti e buona Serie A contro Roma e Torino, mentre l'Udinese vorrà continuare a far bene dopo l'ultima vittoria col nuovo allenatore. Raga, vi ricordo ancora che dovete iscrivervi alla nostra Lega perché dobbiamo divertirci insieme fino alla fine della stagione. Prima di farvi vedere la classifica vi faccio vedere la mia formazione per questa giornata.